Ai ballottaggi il popolo si scopre sempre meno sovrano, le percentuali confermano quasi dappertutto che anche quando si tratta di scegliere chi deciderà della tua vita nella città in cui vivi per i prossimi 5 anni, i cittadini scelgono di autoesiliarsi, come in misura persino maggiore che in occasione delle elezioni politiche. È come se non avessimo niente da chiedere e niente da aspettarci, anche nella diffusa consapevolezza che niente hanno e altrettanto possono darci. Consapevolezza che influenza anche chi si fa forza in bocca alla via del seggio e si traduce in un voto che premia l'outsider, il nuovo, chi non c'era prima di quelli che ci sono, come a Torino, dove Fassino perde pur avendo governato bene, ma Fassino, sindaco da soli 5 anni, per i suoi trascorsi nell'immaginario è come se fosse stato lì da sempre. E allora come si spiega la vittoria a Benevento di Clemente Mastella? Sono le urne, bellezza, l'ex ministro di Berlusconi prima e di Prodi dopo, l'uomo stampa di De Mita, il fondatore di una serie per quanto resistibile di partitini e sigle, se non l'incarnazione certamente una protesi importante del quarantennale potere democristiano, porta al voto più cittadini che altrove e vince sul candidato del Partito Democratico che al primo turno aveva distanziato di poche decine di voti. Bocciato alle europee, bocciata la signora Alessandrina Lonardo alle regionali dell'anno scorso, bocciate anche le inchieste giudiziarie che avevano travolti entrambi, Clemente sembrava avviato alla definitiva archiviazione e invece è risorto. Non mancherà chi ricorderà che quando il popolo si esprime prevalentemente sceglie Barabba. Sbaglia, Mastella paradossalmente agli occhi dei suoi concittadini rappresenta il nuovo perché ormai orfano di ogni potere. In attesa di vedere alla prova i 5 Stelle a Torino e Roma, se fanno come a Parma e Livorno, la vittoria si trasformerà in fossa e dei nuovi fuochi artificiali di De Magistris, eletto dalla maggioranza del terzo degli elettori che ieri è andato a votare a Napoli, dobbiamo abituarci e a non far caso a quella che la scienza politica definisce democrazia senza popolo, parrebbe proprio di sì.